Derby che Livorno e Verona si giocano molto più dei tre punti in palio. Nicola deve rinunciare ancora a Gilardi, sempre fermo ai box, e allora ripropone la stessa formazione che sette giorni fa ha schiantato la Regina. Mandorlini invece, che alla vigilia ha contribuito ad infiammare una sfida già di per sé caldissima con dichiarazioni quantomeno inopportune, lascia in panchina i nazionali Bacinovic e Božinov prima del fischio d'inizio del signor Nasca di Bari. Attimi di tensione per uno scontro fortunatamente senza conseguenze tra un gruppetto di tifosi veronesi e le forze dell'ordine. Ci prova subito Cacia con il destro al terzo minuto, Fiorillo si salva in angolo, il corner dalla sinistra, Lanner dopo il colpo e tacco del solito Cacia, manca il bersaglio. Preoccupato in tribuna il presidente Spinelli. Al quarto d'ora però i toscani si svegliano, palla buona per Dionisi sulla tre quarti, il destro respinto da Raffaella, poi Schiattarella colpisce malissimo. Al 27esimo ancora Verona in avanti, palla sulla tre quarti, Giorginio prova la battuta respinta dalla difesa, palla buona per Juanito e Fiorillo è chiamato ad un altro decisivo intervento. Con il passare dei minuti la pressione del Verona cale, allora il Livorno prova ad approfittarne, prima ci prova Ceccherini che calcia di poco a lato. Poi al 43esimo l'occasione migliore dei padroni di casa, dopo una discesa sulla destra dello stesso Ceccarini, Dionisi mette in mezzo e Moras, a meno di un metro dalla porta, anticipa Paolinho e Belinghieri. Provvidenziale l'intervento del centrale greco. Al 46esimo gol annullato al Livorno, ancora un'azione che si sviluppa sulla destra, praticamente la fotocopia di quella precedente. Belinghieri mette dentro dopo il colpo di testa di Paolinho, ma l'impressione è che il numero 7 Amaranto sia più avanti di tutti. Corretta quindi la chiamata del signor Nasca. Il primo tempo si chiude qui nell'intervallo, brutto episodio nella curva veronese, i tifosi gialloblu infatti insultano la memoria di Piermario Morosini, il giocatore del Livorno scomparso sei mesi fa. Con le immagini montate da Alessandro Mencarelli passiamo alla ripresa, Mandorlini decide di dare maggior peso all'attacco, inserisce Božinov. La prima azione però è del Livorno, Dionisi va via bene sulla sinistra, cross basso, Rafael anticipa tutto. Al decimo Emerson si infortuna, al suo posto Nicola inserisce Gensoglu, il Livorno passa al 4-4-2. 14esimo minuto, corner per il Verona, Cacia di testa esterno della rete. Ancora gialloblu, palla dentro di Lanner per Grossi, bel passaggio per Božinov, destro del bulgaro e Fiorillo si salva distinto. La formazione di Mandorlini torna ad essere padrona del campo, qui ci prova anche Alfredson e grandissimo intervento di Fiorillo. Decisivo il numero 1 Amaranto, il gol però è nell'aria e arriva al 26esimo. Grossi recupera palla sulla sinistra, cross in mezzo e questa volta la girata di Cacia è vincente. Verona 1, Livorno 0. Ancora lui Daniele Cacia, sempre più capocannoniere della serie cadetta con 8 centri. Bravo l'attaccante gialloblu, ma la difesa Amaranto non è certo esente da colpe. Il Livorno allora si getta in avanti alla disperata ricerca del pareggio. Al 35esimo per poco Moras non combina un pasticcio calciando addosso al capitan Luci. Al 40esimo invece, al termine di una serie di rimpalli al limite dell'area, Paolinho mette dentro, ma l'arbitro Nasca annulla ancora una volta per fuori gioco. Le immagini non chiariscono alla perfezione la posizione di partenza di Paolinho, ma la decisione del direttore di gara questa volta non convince del tutto. La partita però non finisce qui, al 45esimo infatti c'è spazio anche per il raddoppio giallo-blu, bella triangolazione Martinho, Alfredson, Martinho, il brasiliano si gira bene e batte Fiorillo per la seconda volta. Nulla da fare questa volta per l'estremo difensore livornese. La gara di fatto si chiude qui, come l'anno scorso il Verona espugna il picchi e scavalca il Livorno al secondo posto della classifica. Mandorlini si conferma bestia nera degli Amaranto. Possiamo staccare con le immagini. Prima di tutto vi devo dire che ci sono stati attimi di tensione anche dopo il fischio finale, quando un gruppetto di tifosi Amaranto ha letteralmente cinto d'assedio l'uscita del pullman del Verona e cori soprattutto contro Mandorlini, poi per fortuna tutto è filato liscio. Che dire, il Verona ha comunque meritato la vittoria non solo per i due gol, di fatto i gialloblu hanno dominato l'incontro dall'inizio alla fine, secondo noi il migliore in campo Cacia e non certo per il gol, di fatto l'attaccante si è fatto carico da solo di tutto il reparto offensivo del Verona, il Verona si è dimostrato più squadra, il Livorno è entrato in campo troppo timido, linea allo studio. Luca, resta con noi che torneremo a collegarci con te per parlare di nuovo di Livorno-Verona in tempi supplementari. Ricordiamo anche che il direttore generale del Verona, Giovanni Gardini, si è dissociato pubblicamente rispetto ai cori che sono stati rivolti da una piccola parte di tifosi del Verona, cori offensivi contro la memoria di Piermario Morosini. Abbiamo avuto in apertura di trasmissione il presidente della Lega di Serie B, Andrea Bodi, che ha stigmatizzato duramente il comportamento di questi tifosi. Per parlare della partita, invece, Massimo Piscinelli
c'è da prova di forza, possiamo dire, del Verona che ha vinto su un campo difficilissimo? Beh, il Verona è sicuramente una squadra che tenterà di vincere il campionato, ecco. Ha tutte le caratteristiche e soprattutto i giocatori per poterlo fare. Ha vinto una grande gara in un campo molto difficile, tra l'altro contro una squadra che secondo me può ambire anche a vincere il campionato. Quindi è stata una prova di forza, di carattere e soprattutto di qualità, perché poi quando vinci 2-0 in campo difficile devi metterci anche la qualità. Grande ritmo.